di Obiettivo News. Il 15 e 16 aprile si terrà la 33esima sagra del Torcetto ad Aglie e ne parliamo con la Proloco di Aglie, organizzatrice, in particolare con Roberto Grosas e Rita Querio. Benvenuti. Grazie. 33, un bel numero, un bel traguardo. Aspetta, 33 sono gli anni che portiamo avanti questo evento, è un evento che ormai si presenta da solo, se vogliamo. Dobbiamo commentare come stiamo facendo, insomma, portare avanti questa comunicazione il più possibile. Dobbiamo farlo conoscere in tutta Italia questo evento, perché continua a crescere e continua ad andare Certo, com'è nata la saga del avanti. Torcetto? La storia del Torcetto, potremmo iniziarla come una favola. C'era una volta, no? Sì, è molto simpatica la sua storia. Consideriamo che siamo in un borgo, è un bel borgo. Dentro questo borgo c'è un bel castello. C'è una principessa, c'è un panettiere, ma proprio potrebbe che non essere una favola in sostanza. Quindi questo panettiere con i suoi avanzi nel produrre i suoi dolci tipici, insomma, di quell'epoca, ha cominciato, insomma, a commentare, a creare, a formare dei biscotti a forma di cuore, li ha caramellati e a commentare, poi è iniziato questo processo e la sua continuità. La principessa di nome Bona di Baviera, insomma, al quale gli va un riconoscimento, lo riconosce come un fornitore ufficiale del casato. Insomma, è da qui, c'è tutta la sua storia. Quindi è bene ricordare queste cose ed è bene far presente che il vero Torcetto d'Aglie nasce Bella, una bella in Aglie. storia. Sagra del Torcetto, organizzata appunto dalla Proloco con la collaborazione del Comune di Aglie, un bell'impegno Caspita. e tante tante Proloco coinvolte. Sì. Poi entreremo nel dettaglio del programma dei Sì. 2 giorni. Anche quest'anno le nostre amiche Proloco, tutte facenti parte dell'UMPI, hanno come tale, sempre rinnovato la loro presenza, e quindi la collega ora qui degusterà in anticipo di quello che andranno a proporre. Sì, la Piazza Castello si vestirà a festa e andremo ad addobbarla con tutti i tavoli. E so, quindi ci attendiamo di Certo. nuovo un grande successo. Entriamo quindi nel programma 2 giorni di festa. Sì, 2 giorni di festa, partiamo sabato sera con la cena più ballo, e diciamo così che è una cena a buffet dove si può scegliere, paghi e mangi, cioè quindi la gente che viene può scegliere quello che vuole mangiare su un menù che noi abbiamo dato indicazione, però questo menù non è un menù fisso, è un menù che io se voglio mangiare il fritto misto dolce alla piemontese mangio quello, oppure mangio i pling, oppure mangio gli antipasti alla piemontese, Certo. diciamo così. Poi c'è il ballo con un'orchestra, quindi il sabato è al Salone Architetto Franco Paglia, speriamo che ci sia tanta gente, ma è sempre stato un successo, quindi continuiamo a sperare, sperare che ci sia proprio questa presenza massiccia. Abbiamo già delle prenotazioni per i tavoli, quindi siamo abbastanza contenti. Anche perché dopo la pandemia non è facile sempre riprendere. Già l'anno Naturalmente. scorso è stato un primo approccio con questa sagra, di nuovo, il ritorno della sagra. Quest'anno siamo un pochettino più rilassati, un pochettino più tranquilli. Poi si passa domenica A che ora sabato? sabato, allora iniziamo la sera alle 19:30. Perfetto. E poi la La domenica? domenica, Domenica allora la giornata in domenica diciamo chiesa. che è il clou della sagra, perché si parte, cioè non andremo a dormire, partiremo con i banchetti che espongono sotto i portici questi loro prodotti, cioè si parte dal Torcetto, il Re Torcetto, con i nostri produttori, e poi ci saranno tante altre bancherelle di altri dolci tipici piemontesi, i vini del Canavese e non solo, e in più ci saranno formaggi, salumi, quindi la gente che arriva a, diciamo così, una giornata per passarla in mezzo a questi sapori tradizionali canavesani e non solo piemontesi. Nell'insieme abbiamo anche, diciamo così, in Piazza Castello di nuovo l'esposizione, di nuovo perché c'era già stato l'anno scorso, di questi trattori che trasportavano questo materiale per le fornaci. Quest'anno il nostro amico Giuliano continua, e noi l'abbiamo invitato, lui continua a essere felice di Sì, questo. portare queste cose, e la metti qua tipo.
Topolino. Quindi abbiamo questi trattori, abbiamo la Topolino in Piazza Castello, in un angolo lì. E in Piazza Castello abbiamo tutte queste proloco che prepareranno questi piatti tipici piemontesi, diciamo così. E in più abbiamo la musica, perché quella non deve mancare, specialmente nel pomeriggio, e abbiamo dalle ore 14 in Piazza Castello e sotto i portici la Curva, che è una street band molto conosciuta comunque, e dalle ore 16 in Piazza Umberto I danze e balli con Dino Tron, musicista che ha portato in questi due giorni, porterà in questi due giorni ad Allier un masterclass, e quindi avevano piacere di essere presenti anche alla nostra festa, e perché no? Quindi ingredienti indispensabili per tutti i gusti, quindi da cibo alla musica. Cibo, buona musica e naturalmente il retorcetto. Certo. E tornando al cibo, le proloco presenti e quali specialità proporranno? Ok, allora devo leggere perché sono tante e quindi purtroppo non vogliamo dimenticare nessuno. Vabbè, partiamo con la nostra proloco di Allier, perché ci sembra doveroso. Abbiamo gli agnolotti al sugo d'arrosto e gli antipasti piemontesi. Quest'anno proviamo anche noi a lanciare gli agnolotti, il piatto tipico. Poi c'è la proloco di Mairo con lo zabaglione, la proloco di Cuceglio con la frittura d'usa, che è un loro piatto tipico, e polenta e merluzzo. Poi la proloco di Brandizzo con il fritto misto alla piemontese, che ormai ha anni che vengono, anni. La proloco di Duelio con le meriasse. La proloco di Rivarolo con polenta e spezzatino e polenta concia, la proloco di Montanaro, che sono ritornati con i canestrelli perché erano stati assenti qualche anno, adesso sono ritornati, la proloco di Samone, che sono con le frittelle di mele, la proloco di Strambino con le lasagne al forno. Quindi abbiamo anche le lasagne al forno, e poi abbiamo la proloco di Trausella con una zuppa di erbe della Malchiusella. Quindi, come vedete, c'è per tutti i gusti, per davvero tutti tante proloco, è bella questa sinergia, questo anzi studio. Loro sono molto contenti di tornare, tranne qualcuno che non ha potuto essere presente quest'anno perché ha avuto dei problemi, però problemi magari per essere presenti in quel giorno, che avevano già altri impegni. Poi voi sapete, le proloco sono fatte di volontari, quindi basta che manchino quelle 4-5 persone che si dice no magari a una cosa che ci tiene, si teneva a essere presenti. Quindi comunque noi abbiamo sempre queste 10 proloco, compresa la nostra, che cerchiamo di dare il meglio a tutte queste persone che speriamo che arrivino. E tornando alle proloco, la proloco di Allier è comunque affronta tutta questa organizzazione che è molto impegnativa, e con il lavoro dei volontari. Decisamente, sarebbe da battezzare da 48 ore, perché come ricorda bene Rita, iniziamo il sabato e termineremo la domenica sera e forse ancora, perché lunedì poi bisogna poi sistemare tutto di nuovo. Quindi in ogni caso, insomma, forse è da battezzare la comunità. La maratona della sagra. La maratona della sagra. Sì, beh, l'impegno c'è, e quindi comprendiamo anche le amiche quando non riescono così poco ad essere presenti. Beh, questo è il mestiere del volontario. L'unica cosa che ci appaga a volte è quando riceviamo il complimento dei nostri visitatori. Sì, le proloco d'altronde, come ben sappiamo, hanno un ruolo importantissimo. E sempre di più, come tale, viene come tale riconosciuto dai visitatori, perché sei il primo soggetto a cui si fanno fronte alle loro necessità di visitare il luogo. Dopodiché queste sagre per noi sono importanti, perché diamo ovviamente visibilità, raccontiamo in queste occasioni la storia, facciamo assaggiare, conoscere i prodotti locali, e non ultimo, insomma, abbiamo proprio la necessità ovviamente di fare questo mestiere, voglio dire, anche se da volontario. Tra le altre cose è giusto riconoscere che anche noi siamo stati riconosciuti come APS, un attestato che il Ministero rilascia, e questo ci impegna ancora di più rispetto a prima, perché funzioniamo tutti gli effetti come un'azienda, e l'impegno è ancora più importante rispetto a quelli prima. Insomma, chiederemo ovviamente sostegni tramite la nostra ovviamente ente, che è l'UMPLI, insomma, di dar voce a queste, a noi proloco, insomma, al Ministero, insomma, ma questo è un aspetto ovviamente un po' più tecnico, no? I volontari ci sono, come sempre. Lasciamo? Sì.
Ma certo, prego. Allora, giustamente Roberto dice i volontari, noi siamo riusciti comunque a coinvolgere anche delle altre associazioni Caspita, nel certo. nostro gruppo. A volte sì. ci arrabbiamo, poi discutiamo, però ringraziamo queste associazioni che sono presenti e ci danno una mano, perché tante volte da soli non saremmo in grado di portare avanti certo. questo. E quindi noi ringraziamo tutte quelle associazioni che ci sono vicine, anche nel piccolo, cioè magari aiutandoci in piccole cose o in grandi cose, come abbiamo un'associazione dei Tre Ciuché, della Madonna delle Grazie, che come tutti gli anni ci dà una mano, abbiamo dei ragazzi, non tutta l'associazione, ma dei ragazzi che sono con noi, sono della Proloco anche, e ci aiutano proprio per la funzione del pranzo. Quindi noi certo. siamo ben contenti di collaborare con queste associazioni alla Diesi. E adesso non ci resta che lanciare un appello per il 15 e il 16 aprile. Prego. Lanciamo insieme? L'appello, abbiamo iniziato questa intervista raccontando un po' la storia, una favola. Beh, possiamo concludere con vissero tutti felici e contenti, vero? Sasa, no, beh, l'appello è quello che siamo ovviamente pronti ad attendere i visitatori, i turisti, tutti quelli che abbiamo invitato e che un anno per l'altro ritroviamo. Insomma, quindi siamo pronti, insomma, e preparati a ricevere e a fare bene la nostra parte anche quest'anno. Aggiungo, quindi 15 e 16 aprile agli vi aspettiamo numerosi, vi ricordo ancora, il 15 aprile alla sera c'è la cena del Torcetto più il ballo liscio con l'orchestra, e la domenica avete da spaziare mille cose, potete anche fare una visita al castello, potete fare la visita a Villa Meleto, perché la Proloco anche questo, l'ufficio certo. turistico serve anche la nostra bellissima chiesa di Santa Marta, quindi tra un piatto e l'altro magari due passi e poi si torna a mangiare magari il dolce al pomeriggio. Noi comunque vi aspettiamo in tanti, numerosi, come abbiamo sempre detto, e abbiamo voglia di fare festa. E concludiamo davvero la nostra storiella con ringraziare ovviamente tutti, no? Il comune, l'amministrazione comunale, il nostro sindaco, i nostri cittadini, le associazioni, tutte quelle a noi vicine, ma le associazioni tutte comprese, di Aglieri, e ovviamente i commercianti, che anche loro fanno la loro parte più importante. Grazie ancora. 15 e 16 aprile, Sagra del Torcetto ad Aglieri, 33esima edizione, non mancate e continuate a seguirvi di me.